Oh, ma cosa fai? Scusami, mi hai spaventato. Non si vede, sto giocando. Sì, grazie, di quello me ne ero accorto, ma... Salva il mondo? Ancora questo salva il mondo? Dai, è iniziata la stagione 10! Ho capito, ma sai che non sei capace di giocare a Battle Royale, quindi evita, per favore, che fai solo brutte figure. Cosa stai dicendo? Non vedi che sto andando benissimo? Mo... Salva il mondo? Salva il mondo. Amazing work out there, Commander. Aspetta, ma che succede? Ho riselezionato la prima missione per caso? No, è che lo scudo va potenziato ogni 3 missioni. Ah, ok. Ecco, c'è solo un piccolo problema. So that complication I mentioned. As it turns out, the storm shield has some explosive qualities. Truth be told, it's basically a bomb. Scusa, ho capito bene? Sì. E siamo qua così tranquilli? Cosa vuoi da me? Sono i robot che si occupano di queste cose. Stupidi robot. Ma ho notato che hai cambiato eroe comunque. Cos'è che ho fatto io? Hai messo Raminez Commando, bravo. Ah, sì, devo aver sbagliato a schiacciare. Ah, mi sembrava strano. Vabbè, dai, iniziamo con gli incarichi. No, dai, ancora 5 minuti. Non fare lo stupido, forza. Ah, va bene, cosa devo fare? Beh, ti ricordi cosa succede mentre potenzi lo scudo, no? Se ti dicessi di sì, ci crederesti? No. Infatti hai ragione. Non mi ricordo nulla. Ti pareva. In pratica lo scudo si toglie, quindi subirai degli attacchi. Non dirmi che devo costruire di nuovo. E invece sì, forza, preparati per un attacco da ovest e da est. Va bene. E non dimenticare... Le trappole, sì, lo so. Ok, fatto, ci sono. Perfetto, partiamo. Aspetta, perché attacco da sud? Mi ha fatto costruire tutto il tempo dall'altra parte? Beh, ma devi guardare tutti i lati, mica solo quelli che ti dicono. Potevi avvisare, però. Basta parlare, tieniti pronto. Cos'è che ha quello lì in testa? Un alveare? Sembra di sì. Ma dai, ma sembra Winnie the Pooh. Per chi non lo conoscesse o semplicemente non se lo ricordasse, Winnie the Pooh era un orsetto della Disney a cui capitava sovente di incastrare la testa dentro gli alveari o nei vasetti di miele. Ma cosa stai facendo? No, niente, roba mia. Dai, su, combatti. Sì, sì, ci sono. Spara, 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 spara. Adesso vedi, testa di miele. Bravo, l'hai steso, ma non dire parolacce. Stavo dicendo testa di miele. Speriamo. Anzi, spariamo, che qui continuano ad arrivare. Sì, dai, forza, manca poco. E fatto. Ottimo, preparati per l'altra ondata. Neanche un attimo di respiro, eh. Eh no, mi dispiace. Forza, arriva da ovest. Perfetto, vado. Ignorante, quello è l'est. Ops, scusa. Meno male che dirà almeno costruito. Stai pronto? Iniziamo! Ma cos'è sta roba? Sembra la brutta copia di mia nonna. Spero vivamente che tua nonna non sia così. Infatti ho detto brutta copia. Occhio, ci sono anche i tuoi amici. Ancora sti cosi con le robe da baseball. Occhio, non fare il tanker, guarda anche la salute. Tranquillo, tutto sotto controllo. Oddio, ma come faccio? Stai calmo, aspetta un secondo e schiaccia X per rigenerarti. Ah, ok, meno male. Ah, giusto, mi sono dimenticato di ricordarti di usare il potenziamento. Scusa, quale potenziamento? Cambiando personaggio è un potenziamento diverso. Ah, ecco perché prima cercavo di tirare la granata e non è andata. Scusa, ma non hai visto che non è lo stesso simbolo? Ma credevo fosse un aggiornamento. Cosa c'entra? Vabbè, comunque schiaccia R1 e le due insieme e... Vola Gatling! Vabbè, noto che hai capito da solo. Forza, manca pochissimo. Ultimi colpi! Way to go. Vittoria, sì! Va bene, troviamo questo atrante e salviamo qualche disperso, va? Cavoli, mi stupisci. Perché? Hai addirittura letto la missione. Oh, non è che perché mi sono distratto per caso l'altra volta deve andare sempre così, eh? Ah, meglio. Comunque va che andrà cercato, non spunterà fuori come l'ultima volta. Vai tranquillo, ci metterà un attimo. Oh, ma si può sapere dove l'hanno messo? Lascia stare, facciamo così. Prima salviamo i 3 superstiti e poi pensiamo all'Atlante. Se no stiamo qua tutto il giorno. Ok, perfetto. E dove sono? Non dirmi che non lo sai neanche tu. Ti pare, è ovvio che io lo sappia benissimo. Aspetta, con E1! Ah, ecco dov'era. No, volevo dire... Sì, guarda, te lo stavo giusto per indicare. Sì, sì, certo. Oddio, lì è pieno di nemici. Forza, presto, salvalo. Vado, vado, vado. Super fan, l'ha riscosso! We need more people like you. Perfetto, ora pensiamo agli altri 2.
Saranno sicuramente nei paraggi. Ah, finalmente ecco ne un altro. Sembrano ore che giro. Meno male che era nei paraggi, eh. Zitto, dai, e parlaci. Ah, tutto qui. Mi aspettavo qualche nemico. Meglio così, no? Un po' noioso, ma sì. Ne manca solo uno, giusto? Esatto. Perfetto, troviamolo. Eccolo lì. E fatto! Ora pensiamo all'Atlante. E guarda un po', eccolo lì in fondo. Va bene, bene. Ok, ora attivalo e costruisci. Come al solito, va bene. Forza, metti il blur. Sì, sì, un attimo. Ottimo, e ora buona fortuna. Beh, perché me lo dici così? Guarda in alto. Oddio, devo resistere tutto quel tempo. Eh già. E va bene, andiamo. Sì, è partito, grande! Ci sono riuscito! Our home base launches balloons to monitor the storm. Mostly they get destroyed, but when they survive, they contain valuable storm readings. Maybe we can see what's corrupting the data. The landing site is somewhere in this zone. You search on foot, and I'll search from above. Capito? Più o meno. Aspetta, cos'è che non hai capito? Tutto ciò che veniva dopo palloni. Lo sapevo, ti sei distratto di nuovo. No, sono stato attento, è che sarà la stanchezza di prima, ma non ci ho capito una parola. In pratica un pallone sonda sta finendo in territorio ostile. Ora lo faremo atterrare in un punto e faremo una recovery dei dati facendo un backup manuale dei file. Ora ci sei? Vorrei dire di sì, ma... Facciamo cadere il pallone, tu lo difendi dagli abietti schifosi mentre scarichiamo i dati e andiamo tutti a casa a farci una pizza. Sì, pizza! No, ma è un modo di dire. Per la pizza faccio questo ed altro. No, ascolta, non hai capito? Ah, pizza. Lasciamo stare, raggiungi il luogo dell'atterraggio. Ok, dov'è? Ecco. No, ti prego. Sì, devi trovarlo da solo. Allora è la fine, addio pizza. Dai, forza, tu gira intorno, vai dritto, vedrai che prima o poi lo trovi. Va. Speriamo. Eccolo che ti dicevo. Ma per me questo è... Le parole. Costanza. Costanza nel cercare. Vabbè, rinforza la zona. Ancora. Vabbè. Agli ordini, capo. Fatto. Perfetto. Hai attivato la missione? Certo, mi sembra ovvio. Bravo, vedo che stai imparando. Beh, sempre uguale. Sono scemo, ma non fino a questo punto. Questo è tutto da vedere. Cosa hai detto? Niente, niente, dicevo, spara al pallone in alto. Così potremo mandare in start il download del file data. Ho capito solo spara al pallone, ma va bene. Perfetto, ora occhio, arrivano gli abietti. Oh, di nuovo loro. Sono loro i cattivi del gioco. Giusto, vabbè, andiamo. Tra l'altro adesso ho anche la spada. Infatti, a proposito, perché la tiri fuori solo adesso, dopo tutta la confusione che hai fatto l'ultima volta? Sai, è che non essendo più abituato, mi sono dimenticato di aggiungerla. Meglio che non parlo, va. Cavoli, che spadaccino. Sì, sì. Tutto bene? Sì, è che mi sa che sono un po' provato da prima. Dai, dai, forza! Sì, sì, forza, forza! Manca pochissimo, dai, attacca, attacca, attacca! Sì, io attacco, attacco! Ancora pochi secondi! Sì, è finita! You collected all of the files! Amazing! Grande, complimenti! Abbiamo addirittura scaricato il 100% dei dati! E tu non sei contento? Ma non ci credo. Vabbè, in questo caso ci penso io. Ciao a tutti ragazzi, questo era Divano Salva il Mondo, episodio 3. E se il video vi è piaciuto, arriviamo a 7k like per il prossimo episodio. Ah giusto, e se volete la maglia come la sua, c'è sotto il link in descrizione. E aggiungendo il codice FANO15 avrete il 15% di sconto. E sempre se si sveglia in tempo, non perdete i prossimi video mercoledì e sabato prossimo. E... bella!